Buonasera a tutti, ciao, benvenuti a una nuova diretta. Oggi sono in trasferta dalla nonna, Dalia è venuta a fare merenda dalla nonna e quindi io di conseguenza. E questo succede quando cioè, la merenda di oggi è il frutto del raffazzonamento, quindi vai da casa di tua madre, apri gli stipetti e decidi cosa mangiare. Aspetto che arriviate, vi racconto, ciao, ben arrivati. Siete? Allora, oggi semplicissimo. Vabbè, qui c'è del farro soffiato, ma sono giusto due o tre chicchi giusto per guarnire. I cereali sono sempre meglio sempre non utilizzare. Ciao Elena, soffiati non è proprio il top. Perché comunque hanno una perdita nutrizionale, perché soffiarli comporta che devono essere trattati ad altissime temperature, quindi chiaramente c'è una perdita. Però, certo, se sono soffiati senza nulla, ciao Asia, è sempre meglio che tante altre cose. Poi, banalissimo, pane col burro d'arachidi e il cocco rapé sopra. Quindi, se avete visto il titolo, detto merenda bella grassa perché il cocco ha una prevalenza di grassi. Il burro d'arachidi lo sapete anche se è una piccola parte di proteine, anche e il pane chiaramente, vabbè, è pane, quindi, però c'è un bel po' di grasso sopra questo pane, ma è grasso buono come sapete, ormai non è che ve lo devo dire tutte le volte, vero? C'è mia mamma che bisbiglia con la bambina e mi fa anche i gestacci. Adesso chiedo aiuto a Matteo che dice Io voglio essere come la Svizzera. Matteo neutrale. Dovete sapere che quando mia madre arriva mia figlia, basta, è tutta sua, non gliela tocca più nessuno e si sta facendo un sacco di discorsi. Mi vuole picchiare, ma non sto mica dicendo niente di che, eh. Che c'è? Mi vuole tirare qualcosa. Che poi non capisco perché faccia così, perché io non mica ho detto, cioè, che ha detto niente di male. Anzi, è bello. Mia figlia se la ride. Cioè, cominciamo a fare i sorrisoni e siamo tutti in brodo di giuggiole, ve lo dico. Inutile che faccio le dirette e poi sto a guardare lei. Voi che mangiate di bello? Avete fatto merenda? Io faccio una merenda al volo, poi continuo a fare le mie commissioni oggi pomeriggio. Anche se bisogna dire che ci stiamo prendendo qualche giorno in famiglia in queste feste natalizie. Ci vuole, anzi, spero che facciate tutti quanti lo stesso, che siete un po' con le vostre famiglie. Questa merenda è molto buona, anche se è molto semplice. Tutti quei sorrisi alla nonna. Tieni qualcuno, scusa. Anche io voglio sorrisi. Eccola qua, l'avete sentita? Raccontatemi un po' cosa state facendo in questi giorni. State recuperando con dei pasti sani, bilanciati, sempre nel nostro stile, o state digiunando nella speranza di perdere quel chiletto che avete preso? Mi raccomando, non vi pesate, non so più come dirvelo, non vi pesate. Non è il momento, perché adesso il peso vostro non è reale, quindi
Tornate a mangiare adeguatamente, come la mia merenda, anche se semplice e un po' raffazzonata, va bene. Non è che dovete sempre fare tutto perfetto. Però ricominciate da quello e poi vi peserete più avanti. Poi non vi preoccupate. C'è sempre tempo. A pesarsi e a morire c'è sempre tempo, come le tasse. È inutile che faccio le battute e poi guardo gli altri, mi cagano. Vabbè. Vabbè, fa niente. Grazie che almeno siete voi. Grazie. Ma scusa, ma parte da qui, facciamolo vedere a tutti. I sorrisoni. Niente, fa niente, se la tiene lei. Allora, tisana Ricciardino, ho pranzato alle 14:30, ho sentito la creatura meravigliosa, ecco perché la tua mamma se la coccola. Eh sì. Io ho crepe di farina d'avena con burro di arachidi perché ero a sciare. Wow! E perché mi sono spaccata e mi è servita solo per prendere la tachipirina. Aia, non ti sei fatta male, vero Elena? Mi raccomando. Hai fatto bene a mangiare per pelare la tachipirina. Ciao, tacos con pomodorini secchi. E brava Alessandra. Facci vedere la meraviglia. Dai, vieni a farci i sorrisoni qui. Non ti riprendo, mamma. Vabbè, Non vuole. porto lì, vengo lì. Ha detto Niente, non me la... Non mi lasciano. Ma non ti riprendo, ma... Niente, non mi lasciano. Vabbè. Vabbè, in tutto questo direi che ci siamo detti anche oggi qualcosa. Mi raccomando, seguite i consigli. Qualcuno ha letto il libricino che vi ho dato? Lo state mettendo in pratica? Mi raccomando, avete regalato il regalo a chi di dovere? Avete fatto tutto? Io direi che adesso vado a recuperare la mia prole. Non ci pensare nemmeno, mi dicono dalla regia. Ma io devo andare, non è che posso lasciarla qui. Vabbè. Vediamo, vi farò sapere se riesco a recuperare mia figlia. Ciao a tutti, buona serata, ci vediamo domani.